rosa, ecco la pantera, ecco la pantera, ecco la pantera. Ciao ragazzi, ciao a tutti e bentornati nel mio bellissimo canale. Ora direi oggi di fare un bellissimo video haul con un sacco di acquistini. C'ho tutto qua davanti, le cosette una più bella dell'altra, quindi iniziamo subito. Allora, che è questa la busta praticamente. Allora, che cosa ho preso? Allora, la prima felpa che mi avete visto, questa qui proprio, vi voglio far vedere che è troppo bella. Allora, mi piace un sacco. Aspettate che svuoto tutto il contenuto, così non ho problemi poi con la busta. Ok, perfetto, se no fa troppa cagnara, come si dice a Roma. Allora, vi dicevo, felpetta che mi avete già visto nel precedente video, troppo bella, mi piace un sacco perché è super morbidissima, felpata dentro. Eccola qui, ve la faccio vedere, super felpata. E poi praticamente sotto, anziché avere il classico canolè, quello aderente elasticizzato, è più ampia, quindi funziona sia come maglietta stupenda sul jeans, insomma per look un pochino più sportivi, ma anche sulla gonna, perché è veramente molto molto bella. Mi piace un sacco, l'adoro ed è una delle mie preferite. Ok, poi ho voluto prendere questa sorta di magliettina vestitino. Ah, quella l'ho pagata 14,90, ok, anche questa 14,99 ed è questa magliettina molto carina. Ho voluto prendere un po' di cosette sportive perché poi le cose per l'ufficio le prendo da altre parti, poi sono innamorata di Luisa Spagnoli, per cui diciamo che per i vestitini un po' più particolari vado lì, invece per le cosette un po' più sportive, perché no, quello che capita insomma quando vado al centro commerciale. Quindi vi dicevo, ho preso cosette sportive, questa bellissima, proprio troppo carina con questa stampa rosa ed è praticamente in cotone. È tipo un vestitino, vedremo poi se magari con le calze scure, insomma, ci sta bene con uno stivaletto, perché no, da vedere. Poi ho preso un'altra felpetta. Questa qui l'ha presa il mio amore, praticamente mi ha detto: amore, prendila questa qui rosa perché il rosa ti sta bene. Io ho detto: amore, il rosa mi sta bene, questa è pantera rosa, questa mi sbatte, vedrai. No, amore. Poi è andata in cassa questa felpa, dicevo tutte le altre, e mi fa: dai, amore, faccio io. Ho detto: ma no, dai, ma figurati, una felpetta, dammi, pago tutto io, uguale. Ma no, io volevo fare tutto io. Ma vai, amore, ma vai, ma vedi quando fai le cose fatte bene, ma chi vuoi che ti dica niente? Oh, e quindi ragazzi, grazie a Rosa, pantera rosa. Mi sono assicurata tutto il mio bottino che state vedendo, quindi a parte gli scherzi, bellissima questa qui con la stampetta tipo olografica, molto bella. E insomma, una classica felpetta, questa è leggermente più corta, insomma, arriva sull'ombelico, diciamo così, quindi con un jeans è perfetta. Ok, oh, che fiatone! Poi, altra felpettina, ve l'ho detto, ho preso tutte cosette sportive. Allora, ho preso questa qui nera, molto carina con questa stampa. Semplice, semplice, questa è un cotone più leggero, rispetto alle altre che vi ho fatto vedere. Poi abbiamo qua Rebel Revolution come scritta sopra, come stampa, insomma una felpetta semplice, anche lei con il canolè alla fine, eccolo qui, insomma carina anche lei da mettere su un pantalone, su un jeans, perché no? Ok, poi allora ho voluto prendere qualche magliettina così semplice, questa qui. Abbastanza corta, questa qui come la porto? Con un maglioncino sopra di lana, quindi mi piace un sacco questo contrasto col tessuto magari più leggero e il maglione sopra più pesante. Poi questa qui me ne sono innamorata, l'ho trovata molto molto femminile perché a parte il rosso che vabbè sapete che io adoro, però mi piace perché ha davanti, non so se lo vedete, eccola qua, questa trasparenza qui che è a forma di cuoricino, quindi si vede un pochino il décolleté, mi sembrava molto molto bella, molto femminile e quindi l'ho voluta prendere, però è semplicemente un maglioncino, insomma, magari da portare sul jeans, su una gonna, perché no? Allora, H&M mi sembra sì di aver finito, passiamo a Telly Whale, che io ho sempre chiamato Telly Welly, non lo so perché, boh, sarà che è più comodo invece di Whale, è Welly è più comodo e quindi l'ho sempre chiamata così. Allora, anche questa me l'avete vista, infatti la devo lavare, ed è una felpetta, insomma, classica con la scritta super, ragazzi, di una morbidezza pazzesca, è adorabile, anche lei super confortevole come quella blu che ho fatto vedere, super felpata anche lei, insomma, approvatissima, la adoro. Tra lei e quell'altra non so, insomma, chi del resto, perché le adoro tutte e due. Allora, poi, sempre Telly Whale,
ho preso un paio di magliettine che mi ci sto trovando un sacco bene. Sono un po' un cotone morbido, sono morbide anche come taglie, quindi mi è piaciuta. Ho preso questa qui rosa, carina. Poi ho preso, io butto tutto lì, ma sì, che ci importa. Poi ho preso questa qui carina, molto molto bella, quasi un messaggio per il canale YouTube. Semplice semplice, anche loro magari le porto con un giacchettino sopra, insomma, carino, da mettere sotto la felpetta. Poi, questo l'ho fatto, vero? Ma io vi sto dicendo i prezzi, ragazzi. Vabbè, al limite, quelli che mi sono dimenticata ve li metto in sovraimpressione. Allora, queste qua invece vengono 4,99 le magliettine, quindi insomma una cosa proprio da prendere al volo. Ok, poi sono passata un paio di volte da Piazza Italia e ho voluto prendere sempre magliettine che sono la cosa che mi servono di più. Poi questa è troppo troppo carina, praticamente con Minnie, e sono praticamente Disney come marca, e c'era proprio l'offertona, vedete, del 50%, e quindi l'ho pagata praticamente 9,95, quindi insomma veramente molto molto bella, eccola. Carinissimo, mi piace. Poi questo scollo un pochino più ampio e mi piace un sacco. Poi, dov'era l'altra? Ah, scusate ragazzi, ma sapete, è una certa. Allora, eccola qui, questa è l'altra magliettina, e stesso prezzo perché era al 50%, quindi insomma mi è sembrata molto carina e quindi me la sono presa. Poi Wonder Woman, quindi dico io. Poi, allora, sempre Piazza Italia, ho preso un pochettino di accessori. Allora, la prima cosa che ho preso, con tutti questi capelli che mi ritrovo, ho preso un pacchettone di fermagli che sono piuttosto rigidi, quindi mi aiutano insomma a tenerli anche quando faccio magari la messa in piedi, tutto quanto, sono comodi, non sono come quelli insomma, che ti cascano mentre ti stai a tenere, insomma, quindi sono molto comodi. E vengono una cosetta piccola piccola, 2,95 euro, quindi insomma ce ne stanno dentro 8, quello che non vedete perché sta in bagno, quindi insomma super conveniente. Poi, bellissimi ragazzi, ho preso questi orecchini qua, sia neri che bianchi, che mi avete già visto, stupendi, e praticamente vengono 7,95 euro, li trovo assolutamente bellissimi. Infatti me l'ho presa prima quelli bianchi, poi ho visto questi qui neri, ho detto non prendo pure questi e via. Ok, allora tolgo un po' di cosette e continuiamo. Allora, poi altre due cosine da Piazza Italia. Ho voluto prendere un maglioncino, questo qui a pois, e bianco e pois blu, praticamente molto molto carino. La parte sotto del cannolè ve la faccio vedere, è morbida per cui va bene su tutto, ed è blu appunto come il pois, molto molto morbido, non so se si vede dal video, però è proprio sofficissimo, morbido morbido, e non pizzica, perché io non sopporto la lana insomma che pizzica, mi dà proprio un sacco fastidio, e questo qui invece mi piace, l'adoro, però è troppo carino. Ok, e poi ho preso, ultimo, sempre da Piazza Italia, il prezzo, vi devo dire, mamma mia, 12,95, quindi un prezzetto piccolo piccolo, e poi ve lo dico subito, 10,95, ho preso invece quest'altra felpetta con scritto top sopra con i brillantini, molto carina, insomma era particolare, ma a me il grigio così mi piace un sacco e trovo che mi stia molto bene, meglio del rosa pantera, insomma, ecco qui. Allora, fatto, passiamo quindi alla parte del make-up, profumeria in generale. Allora, mi tolgo prima la cosetta più piccolina, sono passata da Kiko perché mi serviva il temperino, non ce la facevo più, avevo tutte le matite spuntate, quello che avevo faceva proprio schifo, ho detto fammelo prendere, ogni volta che lo compro da qualche parte poi scopro che non funziona, non va bene, le sbecca, e quindi insomma mi sono affidata della commessa che mi ha detto guarda prendi questo perché è buonissimo, 3,50 euro, formidabile, ha sia il buchino per la matita piccola che per il matitone, quindi ragazzi già ve lo consiglio perché... come sono tornata a casa ci ho temperato tutte le matite del mondo che avevo, per cui straconsigliato. Ok, poi vi faccio vedere questo bel bottino che avevo preso e avevo fotografato anche su Instagram, che ho preso alla fine di quest'estate, ma siccome mi sono anticipata da Colourpop, che è quella marca americana, mi piace un sacco, a me fa delle cosette tipo Essence, che però quindi mantengono un prezzo basso, però di qualità sicuramente superiore. Le ho preso sia ombretti che tinte, ora ve le faccio vedere tutte, poi magari se vi interessa il video possiamo vederli nel dettaglio in un video proprio di recensione loro. Ok, allora vi stavo dicendo, boh non mi ricordo, comunque ho preso tinte labbra e ombretti. Allora, ah ecco che vi stavo dicendo, che
Ho fatto sì, vero, l'ordine a fine agosto, però mi sono anticipata l'ordine, diciamo, autunnale, quindi ho preso tutti i colori molto scuri e anche per le tinte labbra, che un paio mi avete visto, che sono bellissime, molto scure, molto intense, quindi ho preso solamente colori autunnali. Ok, anche perché ragazzi, sapete che c'è un po' che mi sono stancata, perché poi alla fine tra sti rosa, rosatini, nude, diciamo che bene o male ce l'abbiamo. E quindi cercavo proprio dei colori molto particolari e sono contenta di averli trovati. Allora, vediamo prima le tinte. Allora, ho preso, eccole qui, sono queste tre colorazioni, sembrano molto simili a vederle così, in realtà poi sulle labbra, una volta che si asciugano, diventano proprio, cambiano parecchio come colore, tanto le starete vedendo perché metterò a parte gli swatch, perché adesso se mi metto a sbocciarne una per una non finiamo più, e quindi ho preso queste tre. Poi ho preso queste altre due, che sono Tre Way e Zebra, molto belle. Avevo un po' paura di queste due perché non sapevo se il metallizzato mi stesse bene oppure sbattesse un pochino troppo, anche perché poi ho preso anche di queste dei colori scuri, per cui ho detto sarà un po' complicato, e invece no, sono bellissime entrambe. Quella che mi piace di più è Tre Way, se non sbaglio, sì, che è proprio un borgogna appunto metallizzato, mentre questa qui è più bronzata. Questa la adoro, mi piace un sacco. Ok, poi sempre un'altra, l'ultima tinta praticamente metallizzata, si chiama Flitter. In realtà l'ho preso perché c'è un ombretto di vanille che vi avevo anche sbocciato, che è molto molto simile, praticamente è un oro rosa, e per cui ho detto volevo fare un make up sia con quell'ombretto che con questa tinta, quindi poi vi farò sapere e vedere, ovviamente. Ok, poi finite le tinte labbra, voi direte meno male, iniziamo con gli ombretti. Allora, infatti nel prossimo ordine sono sicura che prenderò altre tinte labbra, ma magari un pochino più chiare, che ho visto belle sul pescato, sul rosa, molto molto particolare, e poi qualche altro ombretto, ragazzi, perché di questi io mi sono proprio innamorata. Ve ne faccio vedere uno, poi vedrete il braccio tutto colorato con gli swatches, tanto per raccontarvi un po' com'è. Allora, il pacchettino si presenta così, vedete? E poi dentro c'è tipo la giara, come quella dei minerali, gli assomiglia particolarmente, si svita. Eccolo qua, questo qua in particolare è Super Shock, si chiama, no scusatemi, la linea proprio in generale è Super Shock, perché hanno anche la linea quella opaca, lui si chiama I Love This. Ok, ed è questo spettacolo di ombretto molto bello. Allora, la texture è particolarissima perché dà la sensazione proprio di bagnato quando l'ho andato a prelevare, però poi in realtà è asciutto, quindi veramente è una formula pazzesca. Si applica perfettamente sugli occhi, mi piace un sacco, si sfuma benissimo, per cui super consigliato tutti quelli che ora vi faccio vedere. Allora, iniziamo, quindi questo ve l'ho fatto vedere che è Love This. Poi, allora, questo qua invece è un bellissimo viola e si chiama Lace. Ok, vado anche più rapidamente perché sennò è il tempo che li scarto tutti, ragazzi, poi dopo. Anzi, vedete, dico, li scarto tutti e ci vediamo fra un secondo. Eccoli qui, allora ci abbiamo Envy, stupendo, poi sono molto glitterati, belli, luminosi, mi piacciono un sacco. So Kish, non so se si pronuncia così, bellissimo, molto simile a un beige rosato, molto molto bello. Vado un pochino veloce, ragazzi, poi se ci vogliamo soffermare con una recensione magari me lo scrivete sotto con un commentino e vi faccio una recensione più accurata, magari vedete anche l'applicazione. Questo è Central Park, Central Perk, ok, carini anche i nomi. Stereo, molto bello anche lui, stupendo. Poi questo qui è ultra glitter proprio. Poi vi lascio per ultimo il mio preferito, questo qui è Bae, scritto appunto Bae, non so se si pronuncia baby, come vi pare. Eccolo qui. Infatti sono particolarmente contenta, io in realtà sono sempre contenta, oggi particolarmente di più. E non so manco perché. Allora, Coconut, bellissimo ragazzi, guardate quanto brilla questo ombretto, troppo bello. Ancora non l'ho messo, però conto poi di metterlo con un ombretto che va sull'oro e intensificarlo col nero, perché è veramente spettacolare. Magari sulle labbra mettere invece un nude. Ok, allora, tolgo le cosette di Color Pop e continuiamo. Vi ho detto che era un video mega haul, io l'ho detto. Allora, poi ragazzi, sono passata d'acqua e limone, praticamente lo sapete che lo chiamo così. Allora ho preso rapidamente un Blistex, che è il mio lucida labbra, no, lucida come si chiama, balsamo labbra, preferito, mi piace sia il profumo che la cremosità, quindi super consigliato. Poi sono passata allo stand di Essence,
faccio vedere se quest'altro, perché sono passata in più momenti e poi li ho messi tutti da parte, poi ho detto faccio vedere le ragazze tutto insieme. Eh sì, vedete che ce ne stanno di più, e questo invece è un altro. Ok, poi vi faccio vedere questo così me lo tolgo. Ho preso un altro bolo talco, perché questi qua d'inverno con il bagno che adoro rispetto alla doccia me ne faccio veramente fuori almeno 2-3 bottigliette. Lo adoro il talco, sia perché lascia la pelle liscia che poi profuma, poi mi ricorda quando ero piccola con nonna, quindi insomma lo adoro il bolo talco, molto meglio della crema idratante a volte. Allora, vi dicevo, Essence, e qui mi sono data la pazza gioia, ragazzi, ho preso quelli proprio opachi, opacissimi, ho preso addirittura questo qui verde, volevo fare una cosa diversa, provare dei colori più particolari, quindi ho detto, ma sì, lo adoro, e devo dire, ragazzi, non mi sta neanche male, quindi lo vedrete prestissimo in un prossimo video. Poi, stessa linea, ho voluto prendere anche questo qui sul violaceo, e questo qua invece è quello che mi piace un po' di meno, perché è molto molto scuro, si avvicina quasi al nero, per cui non lo so, mi piace di più quello verde, quindi sono un po' indecisa. Però scrivenza e pigmentazione sono perfetti, insomma, e sono opacissimi. Poi ho preso quest'altro ciclamino molto bello, però della linea, come si chiamano questi qui? Ultra Last, e si chiama, ed è il numero 10. Ok, non so se qui c'è un altro nome, no, comunque il numero 10, ed è un bellissimo ciclamino, molto cremoso, piacevole da indossare. Avete presente il rossettino, quello da tenere o in macchina oppure in borsetta, quello proprio che al volo vi truccate, cioè avete questo, si mette bene, si applica, rimane su almeno un paio d'orette, quindi super consigliato, diciamo il rossetto tutto fare, come lo chiamo io. Poi ho voluto prendere, allora, l'ultimo prodotto, no, gli ultimi due prodotti di Essence, ho voluto prendere questa linea Metal Shock, ne ho preso uno solo, perché poi io sono amante degli ombretti minerali, per cui diciamo che questo è molto molto simile appunto agli ombretti minerali, quindi ne ho preso uno solo, però è cremoso, Metal Shock Eyeshadow, qual è il nome? Questo qui è il numero 6, Total Eclipse. Allora, vi faccio vedere che è molto molto bello, diciamo che io però già l'ho provato, e allora, è scrivente, sì, è duraduro, quello sì pure, l'unica cosetta è che dopo qualche ora iniziano a cadere un po' i brillantini sia argentati che dorati qua sotto, niente di pazzesco, però insomma, poi si va in giro un po' con le guance sbrilluccicose, quindi questo è l'unico difetto, ma per il prezzo che ha è veramente, insomma, carinissimo e mi piace, quindi insomma, ve lo consiglio già, come vedete voi, tanto hanno un prezzetto piccolino, per cui insomma si possono provare. Allora, questo è molto bello per quanto riguarda il colore, però no, per la scrivenza, per diciamo la durata, assolutamente no. Dice matte, 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 ormai utilizzano queste parole ovunque. È matte perché non è lucido, però diciamo mi aspettavo un pochino più di durata, non tanto, anche un'oretta, insomma, mentre questo qui lo vai ad applicare e poi rimane proprio in superficie, mentre di solito il lip gloss classico tende anche un po' ad appiccicarsi, no? Quindi rimane un po' di più. Questo invece proprio basta passare il tovagliolo sopra, va via dopo 20 secondi, quindi è proprio inutilizzabile, insomma, basta dare un bacetto e ce lo siamo perso. Ok, poi invece gli ultimi due prodotti che ho preso sempre d'acqua e limoni, e acqua e limone mi piace un sacco, ormai ho battezzato così, prima scherzavo, adesso mi è uscita vera così, ve l'ho detto, io che lo chiamo, allora il mio fidanzato qui lo chiama acqua e zampone, perché mi prende in giro, dice amore dai sabato ti porto d'acqua e zampone, vabbè che devo fare. Allora ho preso questo qua, limited edition di Deborah, sapete che questa è tra l'altro quella di Deborah, che mi piace un sacco le tinte labbra che ha fatto, ne avevo prese sì tre, e quindi ho voluto prendere questa qua nude, è molto molto chiara, quindi tende a cancellare un pochino le labbra, però assolutamente con un trucco occhi intensi, infatti l'avevo presa perché volevo metterla con Coconut, quella di Color Pop, ho detto sicuramente ci sta bene, vedremo insomma, sicuramente un tutorial. Poi eccolo qui, Lucia, tu che me l'hai chiesto, che è il rossetto di New York Color, che è appunto quello che portavo nell'ultimo video, che però non mi ricordo, ah sì, degli stampi della Lidl, molto molto bello, e dal vivo lo è ancora di più. Praticamente è il numero 600 ed è Coral Hunt, molto molto bello questo, oddio, questo rosso fragola praticamente, che tende quasi al fucsia, insomma molto molto bello come colore, prendetelo. Poi New York Color ha fatto una linea molto particolare, di questi rossettini che vengono 3,40 euro, una cosa del genere, e i primi 5 sono particolarissimi perché sono nude, quindi trovate sia dei rosatini, marroncini molto chiari,
particolari rispetto ai classici nude che si trovano. Poi ovviamente questo era proprio l'unico che mi ha dato proprio diciamo un'impressione di essere particolare, perché ovviamente con i rossi, i bordeaux, un po' come vi ho detto prima, bene o male ce l'abbiamo, quindi ho voluto prendere solo quello più particolare. Poi, ultimi acquistini che vedrete anche in un prossimo video, ho comprato un po' di prodotti per i capelli, perché volevo fare un video dove testavo, sapete che io adoro proprio provare prodotti per i capelli perché amo sti capellacci, e quindi ho pensato di fare un video proprio sugli ultimi prodotti usciti, e stavo provando uno che vi avevo fatto vedere anche su Instagram, che se non sbaglio, come si chiama, quello senza schiuma, non mi viene il nome. Poi ho preso il Pantene, il balsamo schiuma, e poi ho preso anche questo qui, si chiama Badis, che è uno shampoo secco, si utilizza senza acqua, e sono curiosa. Allora, devo dire, io sono amante del capello pulito, quindi a me proprio metterci sopra lo shampoo mi dà un sacco piacere, quindi questo qui l'ho preso più che altro perché ero curiosa. Ma quando arriviamo al secondo giorno o terzo giorno, perché sto utilizzando degli shampoo che mi stanno dando un po' più di giorni di pulizia, per cui quando arriviamo al terzo o quarto giorno magari tendo a metterlo, avevo intenzione, perché ancora non l'ho provato, di metterlo qui, in modo tale da rendere il capello sempre un pochino vaporoso e evitare quell'effetto appiccicato alla testa, insomma. Quindi lo proverò e sicuramente vi farò sapere. Poi, ultimi prodottini che ero curiosa di provare, adesso che arrivano un po' i primi freddi mi dà piacere mettere su qualcosa, perché sapete che ho la pelle super secchissima, per cui vado in giro sempre con le maschere, le cose, e queste qui ho detto ma sì, proviamole. Allora, queste qui sono le Hydra Bomb, mi piacciono questi nomi che danno, Hydra Bomb, maschera in tessuto, ovviamente monouso, Garnier Skin Active, praticamente durano 15 minuti, si applicano sopra e poi si tolgono, insomma, quindi carine da provare. Vediamo un po', questa qui l'ho presa perché c'è scritto lenitiva, quindi calmante, proprio per i rossori, quelli che vengono anche per il freddo, non solo per quelli che ho naturalmente. E poi questa qui invece è rivitalizzante, perché c'è il mio amore che è il melograno, voi sapete che io ho l'attivo del melograno, camomilla, e anche diciamo, come si chiama, l'inulina, l'adoro per la mia pelle, proprio tanto tanto tanto. Sì, anche questa qui 15 minuti, le proverò e poi magari vi farò sapere nel prossimo preferiti, bocciati, non so insomma come lo chiamerò. E poi di niente ragazzi, io spero di avervi fatto compagnia con i miei super acquistini, spero che ne farete tanti anche voi, quindi buono shopping a tutti voi, un bacione grande grande e ci vediamo alla prossima.